allora, visto che tu fai tutto quello saccente, qual è l'ape più dolce? Qual è l'ape più dolce? Non... La perugina. La Perugia. Qual è l'ape più maiala? La conosco, credo. Come si chiama? La pecorina. La pego. Qual è quella? È l'ape quella che viene sempre verso le 18? L'aperitivo. Oggi siamo on fire! Oggi siamo on fire, vi dico, l'aperitivo la sapeva, Doc. La sapeva. Basta, io me ne vado. Poi mi dici che quello buono sono io. Queste sono le basi, minchia, se Queste non sono le basi, conosci, ho capito. se non Mi hai conosci nemmeno tradito, queste, come? vai a fare in culo, va. Ma allora, ma stasera cos'è sto delirio? Sai porco, hashtag Ma sai non porco. dire! Sai porco. Allora, vuoi sentire una battuta? Questo già l'ho letta. Ho chiesto amicizia a un falegname e me l'ha accettata. Perfetto. Fanculo al collega, perfetto. Mamma, aspettami, portami con te, non voglio stare con sto coglione da solo. Ecco, perfetto. Allora, alla faccia di chi dice che io non sono bravo a Crash Bandicoot. Alla faccia di chi vi dice che non... Aspettate, non sono bravo a Crash Bandicoot, ok? Livello numero 1. Tutte le gemme. Livello numero 2. Tutte le gemme. Livello numero 3. Quasi tutte le gemme. Quindi... Al primo che dice che non sono capace, cavoli vostri. Dove sono le tue parrucche? Purtroppo, Daniele, sono rimaste a Catania, ma mi sa che me le porterò su. A Natale me le porterò su. Comunque, ho visto, Daniele, il tuo messaggio di prima. Hai iniziato un nuovo progetto International Karate Plus Plus Arcade. Non mi sembra interessante. Mi chiedo in cosa consiste, però. Ok, dobbiamo, mi sa, andare avanti di qua. Qua già l'abbiamo fatto. Ok. Dobbiamo andare qua. Ora, vedete le skills, ok? Vedete le skills. Io vado via 3 minuti e trovo tutto ciò sto scempio. Tranquillo, dai, tutto normale. Non lo conosci, sacrilegio. Il nome non mi è nuovo. International Karate Plus Plus ti dice nulla? Più più? Come gioco? International Karate più più. No? Ok. E che è il suo nuovo progetto. Dovresti rimediare in qualche modo, Daniele, tipo con un tutorial, con un trailer, per esempio. Adesso muori al primo. Void, tu devi stare estremamente tranquillo, Void. Tu devi stare estremamente tranquillo. Non so quando 400 volte stasera, lo so. Perché, Andre? Perché? Allora, guarda, sembra che a quanto pare tocco le tette delle signorine, anche se non è vero. Ma almeno so toccare le levette giuste. Le levette, le levette. Le levette. Le tette no. Ma non. Ma non ho fatto nulla. Semplicemente il culo è molta più sostanza. Ah, bene a sapersi. Buonasera, Bernix. Oh, cazzo. Buonasera, Red. Ben arrivato. Come sto? Diciamo bene. Diciamo, potrei stare meglio, ma diciamo bene. Sto benissimo. Esatto. Sus. Buonasera, Alex. Ben arrivato. E Miguel. Quanta gente? Compra culo, cosa? What the fuck? Quanta bella gente stasera, come va? Distratto un secondo, mi sono distratto un secondo. Uno. Un secondo. Un secondo, ti giuro un secondo. Come 50? Non è vero mai nella vita. Non è vero mai nella vita. Due pazzi si incontrano bene come uno dice all'altro, anche tu qui, lui risponde, anche tu chi? Vabbè. Vabbè. Comunque, buonasera a tutti. Buonasera, Bernix. Come stai? Rip Bandic Boy. Ho sbandicato male. Vatti a rivedere la live. Va, ma stai buono. Che ora vedi le skills applicate. Mo' vedi la prestidigi. Mo' vedi la prestigitazione. Allora, ramatorsciporn.com. Comunque, tu come stai, Red? Tutto bene? Tutto a posto? Allora. Allora. Stai zitto, finisce sempre male ogni volta che apri Hai bocca ragione. LUL. L'ultima volta che ho aperto bocca, Don, però tu eri molto contento. Però sto morendo veramente di merda, amici. Così no, così proprio no. Così non ci sto. Così non ci sto. Metti la skin Tamarra, non credo di avercela. Ecco.
Dai, ma come sto morendo di merda? Ma che succede? Ma perché queste stronzate? Guardate le mie skill. State buoni per me, non mentire. Ma come? Pronto? Ma chi è che ce l'ha con me stasera? Ma Pokémon rosso, ma stai buono te, Pokémon rosso. A Tetris, certo. Guarda, come impiro di le cose nessuno. Arcanoid è bello. Cazzo. Arcanoid è bello. No, ma c'è qua quadra che non cosa qui. Perché sto facendo cacare in questo modo? Ah! Il solito scarsone. Allora, il solito scarsone. Gioca? Rock. Ciao, bene, mi sento. Aspetta che leggo. Mi sento ancora un po' di merda. Il dito della chat gli spiega che cos'è Rockman. Che cos'è Rockman per te? Chiede Alberto se qualcuno erudito della chat sa cos'è Rockman per SNES. Mi sento ancora un po' una merda per ciò che ha detto una persona ieri, anche se è giusto dirglielo. Hai fatto bene se era per il suo bene? Red? Credo. Non so poi. Allora, cosa succede stasera? Cosa succede stasera? Bandicotto. Oh, mi leggi? Certo, Jersey, che hai scritto? Che hai scritto? Non mi funziona il wifi, sei tu che non mi leggi? Ti ho letto. E anche più volte. Quindi non saprei. Non saprei. Ti ho letto però, Jersey. Ho messo a scaricare Cyber Ice. E comunque, comunicazione di servizio. Anche se lo streamer non lo dice ad alta voce, non vuol dire che non l'ha letto. Anzi, forse sto più attento ai messaggi in cui non leggo ad alta voce piuttosto che quelli che leggo ad alta voce. Se io non cominciassi a non leggere neanche un messaggio, probabilmente ve ne accorgereste. Buonasera, Sirius. Aspetta. Ok. Dai che cadi. Che vitaccia, ci vorrebbe un cacciavite più grosso. Mamma mia. Cosa fai o cosa figa, sei morto 200 volte. Vabbè. Chidona può scrivere, collega Taci, che qua si fa gaming e si fa Pornhub. E si fa sai Pornhub. A quanto pare vogliono metterti a tacere, Alberto. Vogliono metterti a tacere. Sì, ti vogliono sopprimere. Non so perché. Attento dietro. Pochi però sono riusciti. Attento dietro, a cosa? Ad Alberto? Alberto non è pericoloso. Minchia, non si incazza. E comunque checkpoint, perché mi sono concentrato un attimo ed ecco il risultato. Il bandicotto è un tipo di carne fatto dal Bandicoot. Buono, giustamente. Scappo, sai, non mi legge bene la connessione. Buona serata, Doc, ti voglio bene. Non so se c'è il multistream stasera, però. Ah, ma c'è il jet, il coso, il... lo skate d'acqua. Lo scazza po'. Mi porto 7 volte per prendere il checkpoint. Si dettagli. Il collega me lo suca senza offesa. Attenzione. Un salutino a Doc speciale per lui e un salutino speciale a Miyu e uno speciale a Andre e uno a tutti in chat, ma non a Si. A Si prende un beat. Perfetto, grazie Sirius. Come stai, Sirius? Tutto bene? Guarda qua come ti derapo la vita. E qua. Ma allora? Allora? No! Ok. Hop. Perfetto e via. Il moto schifo, esattamente, proprio quello. Intanto vediamo se ho perso qualche messaggio. No. Metti anche 54. Ok, mo muore. Jersey, comunque ti ho letto, appunto. Non so se hai scritto qualche messaggio prima. E che modalità stai giocando? Metti subito la classica. È la classica, Daniele. È assolutamente la classica. Walter, buonasera. Il collega me la suca, bitch. Ce la fai a prendere la scatola? Cosa? Allora, qua ci vuole un attimo di focus. Guarda qua. Guarda la capacità tecnico-tattica. Vabbè, l'importante è essere vivi, mi dicevano. Le bonus non vale se muoiono. Le bonus non vale se muoio, eh. Le bonus non perdo vita. Le bonus, Andre, non contano. Portacci tua. Le bonus non contano. Andre, una cosa devi fare. Ricordarti questo. Che le bonus non contano. Le bonus non contano. Stai calmo, cazzo. Scusate, ma stai mot? Non so come si ottiene quella lì, onestamente. E via così.
le bonus ci dimostrano quanto sei scarso. Sai culo. Allora mio, grazie. Mi mette in difficoltà questa signorina. Doppio salto e via. E via così, e così. In scioltezza. Meno che tu non mi sappia dire quanto vale 2 coseno di 6x meno 1 più 0. Aspetta, io te lo so dire. 2 coseno di x meno 1 uguale a 0. 1, 6 coseno di x. Tanto prima mezzo. Di sera muori ancora 65.446.841 volte. Perfetto. Grazie, Ugo. Jersey dovrebbe fare pi greco, credo. Dovrebbe fare o pi greco mezzi. Una cosa di questo tipo. Mi avevi letto prima o devo riscrivere? Prima ti ho riletto, Red, della cosa che hai dovuto dire a una persona. Ti ho letto prima, Red. Poi non so se hai scritto altro. Tanto prima di serie muore ancora 648.000 volte. Certo, Don, grazie ancora per il beat, veramente, sì. Cassa. E una vita. Tutte semente. Piattaforma. Ok. Ops. Proviamo ad andarci di trotto, va? Permessi muore solo. 3 7 5 9 0 7 8 5 7 9 8 3 7 6 3 4 9 7 3 8 6 7 3 8 4 9 8 7 3 4 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7
Troppo lunghi, amici, troppo lunghi. Troppo lunghi. Troppo lunghi. Così no. Se no mi abbarugo, come si dice a noi. E vaffanculo la cassa. Così e poi così. Le. Ok, rimettiamo sull'audio. Ha finito? Ha finito. Benissimo. Ma se l'altra sera Zeshi, mi hai detto che ti piace lungo. Don. Dai! Mo cade. No, non sono caduto. Sono semplicemente finito sulle spine. Allora, allora, stay focus, stay foolish. Buongiornissimo. Ok, a posto, non c'è su niente. Dai! Ah! Ah! Che odio. Ma dai! Ma che significa, dai? Niente. Aspetta. Mamma mia, amici, mamma mia. Mamma mia. Le skills, quelle vere. Dove è andato? Aspetta. Uno, due, tre, quattro, cinque. Perfetto, lineare. Posto e via. Bucio de culo. Cypher, ci devi dire qualcosa? Le skill, ti dico solo questo, le skill, naturalmente. Allora, secondo me, muori inserire un numero superiore alla distanza tra qui e la galassia più lontana. Uè, Scarsone, buonasera, Zeshin, comunque ti ho visto prima. Ah, Scarsone, ne pene, cosa? What the fuck, cosa ho letto? Mi ci basta se, no, se non piace lungo. Le skill, fireball. Tu che mi citi pure il GRV, chi è? Don? Ah no, Don non può citarmi GRV, allora mi ha citato D&D. Comunque sì, quelle skill, le mie due grosse fireball che mi ritrovo. Quelle mie due grosse fireballs che mi portano al traguardo. Che cazzo? Ah, merda. Ora c'è quel livello là. Sai, legga su. Dove? Dove? Le inviate su Discord la mia nuova emote, dopo controlli e me la commenti. Va bene, va bene. A fine live ti racconto qualcosina di Discord, sempre se tu possa parlare che non fisca troppo tardi. Penso di sì. Mi fai girare le lisciami di meteore a 100 circonflesso, a 100 circonflesso, a 100 circonflesso. Va bene, mio. Grazie comunque a tutti quanti per i pit che mi state lanciando sulla fronte, che fanno male forte, fanno male assai. Okay.
Hoppalalai. 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 Perfetto. Dai, sai, dai, Walter, vedi un po'. Dai un po'. Bakuretsu, Bakuretsu, la la la. No, Andre, no, no, Andre, no, 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 Andre, non lo dire, che sennò poi parte. Aspetta un secondo. Vai là, vai qui, vai lì, vai su, vai giù. E poi fai così, poi fai qui, e giù c'è chi, e giù c'è là. Tu mi fai girar, tu mi fai girar, ma le pia. Uvu. No, uvu, neanche uvu. No, Miu, no, no, non è il momento. Non è il momento. No. No. E slena sai per cosa. Bakuretsu, Bakuretsu, la la la. No, no. Guardate se si può fare questa vita. Guardate se si può fare questa vita. Guardate se si deve fare questa vita ogni volta. Guardate, 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 guardate. Weeaboos da tutto il mondo, riunitevi. Andre è qui. Ok, quindi adesso posso rimettere l'audio. Tacci tua, Andre, comunque. Tacci tua. Tacci tua. Tacci tua. Guarda che mi sta spammando la faccia anche Ale. Guarda. Guardala. C'ero riuscito, mortacci su. Potere di Megumi subisci insieme. L'explosion, giustamente. Allora non rompete le scatole. Ho letto il labiale. Quelle erano madonne. No, no, erano porca puttane. Erano porche puttane. Erano assolutamente porche puttane quelle là. Allora, Peppe, hai un tutorial anche tu stasera oppure no? Per la chat, no? Meno male, tu no. Perfetto. C'è subito il conteggio delle morri. Ma Krixna, ma non devi bestemmiare, piccolino, perché poi ti parte il timeout tipo fulminio, tipo così, guarda. Ah-ha! Non si fa. Non si fa, Krixna, che poi ti strizzo le guance a colpi di sberle. E cerca di nasconderle tra un'emote e l'altra. Video di tutte le morti incoming? No, Zeshin. Bella idea, però no. Cosa c'è, dimmi? Allora, 3 o 4 ore. Cosa 3 o 4 ore? Devo mettere. Di cosa? Metti 4 ore, di stare a fanculo. Hai lavorato come uno schiavo? Scusatemi, c'era Peppe che mi chiedeva quanto devo essere pagato da uno a tanto. Tantissimo. Perché ha lavorato più del dovuto il signor Peppe. Krixna, allora, se metti alla prova me, io metto alla prova te. Quanto fa la radice quadrata di 125? Puttana troia. Tanto è arrivata la quinta. 3 minuti codice. Ah, ecco, a proposito, il signor Alex ha un codice per cos'è? Per il Game Pass di 15 giorni. Che vuole fare un giveaway in chat. Siccome ce l'ha in più, lo vuole lasciare in chat per chi è interessato. Ale, spiega pure che cosa. Anzi, Alex, spiega pure che. Che codice è quello che vuoi mettere. 5. Come 5, Andre? Come 5, Andre? 15? La radice quadrata di 125 è 15? Siete sicuri? Siete sicuri? Siete veramente sicuri di questa cosa? 3 meno coseno x meno 5 uguale 3 quanto fa? Ora prendo la calcolatrice Jersey e te lo calcolo. Ma non adesso, perché adesso non c'ho voglia di fare matematica. Anche perché ho passato anni e anni della mia vita in mezzo ai coseni. E manco una volta in mezzo ai seni. Quanto l'ho sfierata. Via così. Perfetto. Una e due. È un Game Pass. È un Game Pass Ultimate di 14 giorni. Quello che darà Ale. Cosa? Perché quei numeri 4269? Che era iniziata la prima guerra mondiale per l'Italia?
Che palle. Alberto, quando è iniziata la prima guerra per l'Italia? Prima guerra mondiale per l'Italia. Sì. Devo cercare su Wikipedia. 3014. Non te lo ricordi? Perfetto. 3014. Yeah! Sirius! PLS give me an aggi waggi ubu. Aspetta, aspetta, aspetta. Non mi sento, ragazzi, troppi. Aspettate un attimo. Allora, Sirius, grazie per i 100 bit. Please give me aggi waggi. Yeah! Primo. La guerra del 15... No, la guerra del 15-18. Ma non è... No. La guerra del 15-18, dici? Sirius, comunque, grazie per i bit. Se siete sicuri? Sì, perché l'Italia entra nel 15, la Russia esce per... La produzione. Nel 15-18, che non è un anno. È un modo di dire. Sì. 11,18. Cosa sono tutti questi numeri? Allora, cos'è? Cosa succede? Io lago troppo, quindi buona giocata. Mio cyber, ci vediamo a dopo sai, culo, porca puttana. Manuel, buona serata. E i tuoi nick particolari. Sono tutti quelli in cui siamo entrati dopo. E la seconda è quella in cui siamo entrati dopo. Ah sì, beh. Effettivamente mi dicono dalla chat che la seconda guerra mondiale è quella dove siamo entrati dopo. Quindi non è la prima guerra. Ai. E non ho preso manco il boom, ma vabbè. Cazzo. Porca puttana. Per i bit, ma se ti ho detto 100 volte tanto. Che vuol dire? Per i bit ho detto comunque. Ecco, Alex ha rilasciato il codice. Arraffatelo finché siete in tempo. E usatelo nel portale di Xbox, credo. Dimmi le prime 10 cifre decimali del pi greco. 3,147. No, che cazzo ne so, Jersey. Ma perché mi dovete mettere in difficoltà oggi? Che succede? Perché ci sono questi test? Allora, che cazzo ne so io? Non lo conosco neanche il signor Filippo pi greco. Che cazzo ne so io? Sapete perché si chiama pi greco? Invece? Perché l'ha scoperto Pitagora. Via dalle balle, via dalle balle, via dalle balle. Via dalle balle, via dalle balle, via dalle balle. Nice. Porca puttana. Bastardi. Entrate quelle con 19-15 perché metto squadra la guerra è cominciata nel 1914. Ok. Ok. Italia entrata in guerra nel 1915. Eccoli là, tutti quanti rispondono. Sì, te le meriti con legno. Chi è che ha scoperto il pi greco? Aspetta un attimo. Archimede! Non ho cercato, ho solamente messo in pausa e dovevo controllare... Se mi era arrivato il pacco di Amazon e non mi è ancora arrivato, purtroppo. Cioè, Giovannino ha 16 mele, ne mangia 8 e 4 marciscono. Sei colpevole di disinformazione. E vabbè. Zeshin, ma che... Ma perché oggi il test mi dovete mettere in difficoltà tutti? Che problemi mi state ponendo, amici? Perché? Cosa vi ho fatto di male? Bernix, digli qualcosa. Ora scrive qualcosa, vuoi vedere? Che c'è? Bene così. Via. Ok. Ok. Ingegnere, accento circonflesso, accento. Ma non c'entra! Non c'entra! Non c'entra! Non è su queste domande di conoscenza. Tutto sbagliato. E vabbè, fanculo. Buonasera Blake, ti ho visto con la coda dell'occhio. Quante volte sto morendo. Chi si permette di difficoltare Cypher? Ma tutti stasera Blake mi stanno mettendo in estrema difficoltà. Grazie per i bit comunque. Assassin, buonasera. Aiuto. Grazie Shadow Star, vi prendo a dettare qualcosa. Cosa? No vabbè, tranquillo, ovviamente sto scherzando. Però
Tutto bene, Assassin, sono in difficoltà perché la gente mi fa domande strane. Tipo quando è stata la prima guerra mondiale, seconda guerra. Ma che cazzo ne so, l'importante è che siamo rimasti in vita. No, in realtà la guerra mondiale sono importanti da sapere, quello sì. Ma a me la storia mi ha fatto sempre schifo a non finire, proprio mi ha fatto sempre schifo. È importante conoscere gli errori commessi nel passato, ma non bisogna rimuginarci troppo. È giusto sapere che l'uomo ha sbagliato due volte nella vita. Una quando è nata, l'altra quando ha causato le guerre mondiali. Però arrivare da qui a farne una materia di storia in cui se non sei bravo ti stuprano sembra un pelo troppo. Se rispondi alla mia domanda ti lascio in pace. Ok? Che domanda mi hai fatto, Jersey? Dimmi la distanza tra la Terra e il Sole in millimetri. Di leggere l'ho letta, di rispondere ti rispondo sicuramente più del mio cazzo. Ho risposto tecnicamente. Te le meriti. Allora, non dovevano uccidere Hit... No. Non dovevano uccidere Hit, no, no, Don. No, Don. Cosa stavi scrivendo, Don? Cosa stavi scrivendo, Don? Cosa stavi scrivendo, Don? Quando è l'ultima volta che ti sono cresciuti i capelli? Ma non c'è un'ultima volta. Quante volte sto morendo? Non c'è un'ultima volta. Assassin, continuano a crescermi e basta. Ti voglio bene anche io, Assassin, comunque. Sei sicuro? Beh sì, non cominciate con pelata perché vi ammazzo tutti. Non cominciate con pelata che oggi proprio... Guarda, guarda, c'è proprio, guarda, stasera c'è, va proprio, guarda. Guarda, veramente, guarda, veramente, guarda. Blake, digli qualcosa, do something, Blake. Non so se c'è ancora Blake. Forse è andato. Ad ogni modo... Ah! Male. Quella parte non si può proprio evitare, cazzo. Venite qua. Ok. Via e via. Sana! Siculo no uba, se muori ancora devo evocare Sasana. Sasana. Uia! Mi piacciono i pelatoni, come? Guarda che tu per il partito fai... vabbè, quell'altro. Non fate ribellione, non fate ribellione che succedono casini, se no. Poi si inizia a ribellare Andre. E poi è un casino gestire Andre. No, non dovete fare ribellione. No, amici, votate per lo streamer che vi vuole bene, non per Andre che vi stupra il culo. Andre vuole solo il vostro male. Lo banno io, pa povero. Che cazzo vuoi? Allora, non votate per Andre. Andre è una persona problematica, ve lo assicuro. È una persona fatta di culo, ve lo posso garantire. A me piace quando lo fa, ma allora... Ma fin dove si lavano la faccia i pelati? Azz. Domande abbastanza problematiche quelle. Aspetta. Qui. Non di nuovo. Aspetta, falli radunare entrambi qua e poi ci giriamo intorno. Così. Perfetto. E di qua. Quante ne sto perdendo di casse? Però lo recuperate. Bene così, lo recuperate e checkpoint. Ah, a posto. Vi posso leggere adesso. Quindi quanti? Complimenti comunque. Per cosa, Assassin? Comunque, amici, state diventando tanti. A me fa tanto piaceros questa cosa. Perché c'è il checkpoint prima di arrivare? Chi è questo qua? Cosa vuole da me? Luis. Si chiama Luis. Ma... Ah, ho già capito che devo fare. Devo fargli schiantare il simpaticone sul tentacolo. Perfetto. Aspettate che, amici, è problematica la cosa. Buono uno. Buono due. No, merda, ha colpito me. Dai! Quanto complicato questa cosa. Quanto complicato. Tanti privatori sul tuo culo. Ma Letins, allora? Troppo. Scarso. Allora. Sempre a dire che sono scarso. Provatelo a fare voi. Aspetta, va. Ora ve la risolvo io questa, guardate.
sta gente. Vabbè, fuori uno. Ti ho perso anche Uka Chaka. Ok. Dai. Perfetto. Non l'ha preso? Ma che palle, immunità di animazione di merda. Buono. Quanti ce ne sono adesso però? Quanti tentacoli? Neanche un porno. Scazzo. Scazzo. Allora. Aspetta. Vai. L'ultimo. 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 Allora 60 minuti. Cazzo. Ce l'ho fatta. Alla faccia vostra. Che non ci credavate. Beccati questa. Beccati questa. Alla faccia di chi dice che non ci riesco. Ha! Ande capaca, ande, svegliati il tuo sonno e porta flagello sulla live di Saikuro. Sei tutto napo. Allora. 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 Sedici case sono tante. Massimo tre morti non la farai mai. Oddio, se si sta attenti un pochettino ci si riesce. Ce la si può fare. Sono riuscito a fare gli altri perché non devo fare questo. Nuova maschera. Così pare. Akano, la buona e vecchia materia oscura. Attento, Crash, pesa più di quanto... Aia. Oh, bene, ti sei svegliato? Ottimo, due maschere prese, ne mancano due. Il mio livello di panico è diminuito. Era circa 10, ma ora si è attestato, diciamo, sul 9,78. Periodico. Ah sì, questi Bandicoot vogliono aiutarci. Bandicoot, segui. Va dritto al sodo, eh? Mi piace questo tizio. Quanto serio. Questo è Andre quando deve entrare in stream. Cypher, banniamo le persone. No, non si bannano. Perché quello è un unicorno? È perché c'ha la skin da unicorno. L'ho messa a cazzo. Come ti permetti? Come? Che senso? Crash Bandiculi. Quindi questa maschera adesso cosa fa? Esattamente. Ah, ma era l'ultimo di questa zona? Wake up samurai, we have a cypher to calciare in culo. Ma dai! Ma Sirius! Allora! Grazie. Signor Andy è una persona onestissima. E parliamo con gli avvocati prima. Va nel culo di cypher. Ma allora! Questa maschera ti fa pisciare. Ah. Particolare. Guarda te quanto shame nella mia faccia. Qui sei decisamente indisciplinato, colpa di Sai. Sì, Zeshin è indisciplinato nella mia chat, signorina Bernix, assolutamente. Bello Cyberpunk e la sua ottimizzazione. Ma cosa c'entra? A parte che Cyberpunk ha avuto un grosso calo di prevendita rispetto a quella che avevano previsto. Forse un po' esagerato. Un pelino. Leone, cazzo vuoi dagli avvocati? Devo chiamare, ma stai buono, Ander, stai buono. Wake up samurai, wave a cypher to burn. Ma dai! Cyberpunk when? Ma non credo che lo farò Zeshin, perché non mi ha ispirato molto come ciuchino. Come gioco che doveva uscire. Me lo aspettavo diverso, onestamente. Non mi ha convinto molto. Allora, dov'è la prossima maschera? Non qui. Se questi zucconi non avessero bucherellato la realtà, ora apriremmo anche noi dei barchi. Invece ci tocca prendere la strada lunga. Ma sento che c'è un altro barco nei paraggi. Engine. Amici, ho un giochino divertente da proporvi. I pro di Bandicoot che raggiungeranno i miei terreni di prova riceveranno un premio. Ma per riuscirci dovranno sconfiggere le mie diaboliche mentali creazioni. La faccia del cazzo. La cosa divertente è che ha mischiato due fiale e non hanno cambiato colore. Bene così. Wake up, samurai, vai a zappare Pirla. Cosa fa questa? Giravolta oscura? Oh! Ma che figo! Siamo un perenne trottolo. Che figo! Ok, quindi se faccio una cosa tipo... Ha! Oh! I like it! Molto figa questa cosa. Molto figa questa cosa. Mi piace.
Ho visto cassa là sopra. Aspetta, forse la posso distruggere con la nuova, con la nuova trottola, vediamo. Aspetta, devo però riuscire ad arrivarci. Yes! Ha funzionato. Ok, quindi la giravolta oscura distrugge anche le casse pesanti. Bene così. Aspetto che le guardi Discord. Ale, a fine partita, alle 23:30, tipo. Un coglione quello lì. Un coglione, bravo Sirius. Bravo. Chiama Cypher da avvocato e avvocatizzalo. Non ho il telefono esattamente a portata. Allora, aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Mi viene complicato, amici, però. Aspetta, vediamo se ci riesco. Pronto, avvocato, mi dica. Parli più forte, avvocato, non la sentono. Hanno preso i bambini. Non ho capito. Elicottero con un cazzo di uomo di colore. Cosa, Gian? Cosa cazzo ho sentito? Vabbè, non importa. Però io sono morto come uno stronzo. Allora, come si può fare questa cosa? Giravolta scura. R2. Ah, ok. Dovrei riuscire in teoria a fare tipo una cosa di questo tipo. Ah, ok. Arrivo più lontano così, ok. Makes sense. Giravolta scura, fai spada TNT, immaginavo. Via la fiala. Silenzio scienziato, molto bene. Ah, ma tra le altre cose va obbligatoriamente in una direzione se faccio la piravolta. La piroetta. Puoi fare il doppio salto in modalità ballerine volanti. Esatto. Ballerine volanti. Paura non ne ha. Io ho anche preso la gemma. Pog. Non me l'aspettavo. Ok. Oppalalai, oppalalai. Questa si chiude. Questa si chiude. E questa si chiude pure. Ma stai zitto. Così. Checkpoint. Cos'è una piravolta? Una piravolta è una giravolta che fa anche effetti da fuoco. Una piravolta. Una pirofila. Tante cose. Oppalalai. 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 Ok. La giravolta scura può deviare la magia verde. Ok. Ok, quindi c'è un tipo di magia da contrastare. Ok, nice. Oppala cazzi. Oppalalai. Deserto del Sahara in Africa, su questo non ci piove. Void. Porca puttana Void. Porca puttana Void. Porca puttana Void. Porca puttana Void. Porca troia Void. Più bestemmio posso dire di Roale. Basta dire porca, hashtag porca puttana Void. Easy. Aspetta, è magia verde, quindi posso contrastarla così. Semplicemente. Ok. Posto? Ok. C'è una fabbrica di carte igieniche che andava a rotoli. Questa è vecchia. Questa la conoscevo. Allora, qua dobbiamo fare così. E poi così. Bene. Uno, due. Ho sbagliato! Per Vinci Bacco, va bene Ale. Va benissimo come risposta. Beh.
2. Cazzo! Cazzo, che morte di merda! Cazzo! Uno e due, aspetta. Ora ci siamo, ora ci siamo, è buona! Oppala! Fuck! Ok. Sei un culo e mo ti picchio duro punch in the face. Va bene, grazie Sirius. Intanto volevo vedere se ho dimenticato qualche messaggino, non voglio perdermene, ove possibile. Sembrerebbe di no. A parte perché sei scarso. Allora, Zeshin, vi leggo io, anche se i messaggi li scrivete prima, ve li leggo tutti qua. Altro che. Non da questa direzione, però. Oppala, vai. State zitto, ma state buon, Andre. Ok. Quanto male, mi ha carbonizzato. No, non da qui, ma porca puttana. Che odio. La troia. Allora. Uno. Due. Peppe, non posso darti attenzioni. Che c'è, Peppe, che è? Cosa vuoi fare con quel cazzo? No, non... Stai fermo. Vai via. Vai via. Vai via. Voi non potete vedere, ma c'è Giuseppe con un filo, cos'è? Un cavo USB. Per giunta sprechi un cavo USB per uccidermi. Vai via, che mi sta facendo comprare col braccio così. Stai... Allora, non si strangola, sai? Perché voi senza sai come fai. Guarda che panza che hai. Altrimenti, fa anche rima. Secondo me, se tu chiedi, i ragazzi... saranno d'accordo con te, con me per uscire. Potresti cortesemente evitare di fare il minaccioso con quel cavo? Cortesemente? Cortesemente? Posso, no, stai buono. Secondo me Andrea sarebbe d'accordo. Andrea è certo che è d'accordo con te, per forza. E meno lo vai Peppe. No, mio è troppo buono. No, non mi strangola. Mi picchia, perché è giusto che mi picchia, ma non è così cattiva. Per fortuna. Per me. Fa rime, c'è, eh sì, t'ho fatto anche la rima, hai visto Peppe? Ma dove lo trovi un collega che ti fa anche le rime? Su, dai. Alla fiera, 2 euro. Lei. Oppala lai, oppala lai. Allora. Bentornato Ledins. Oppala lai, oppala lai, oppala lai, oppala lai. Okay, cerchiamo di non morire qua, che sennò è un problema grosso. Ah, non posso trasformarmi, merda. Non posso trasformarmi, ecco perché mi dava problemi. Cazzo. Cazzo. Checkpoint, vai. Uga chaka, uga. Ah, ma ha impostato il comando, bravissimo. Ah, era quello dell'altra volta, non è cambiato. Ok. Cazzo. Oppala qua e oppala là. Ora però devo trovare un modo per rompere. Perfetto. Oppala lai.
Non volevo, ma va bene, ormai è andata. Perfetto. Stare attento a questa. Perfetto. Se mi inviate 29,99€ vi dico come evitare le truffe su internet. Bravo Void. Bravo, così si fa. Bravo Void. Meno male che c'è Void, che con soli 29,99€ farà in modo che nessuno vi chieda 29,99€. Mortacci mia che sono morto. Bravissimo Void, bravissimo. Che bella persona che sei Void, veramente. Tutti quanti avrebbero sicuramente un'ottima opinione di te. Bravo, bravo. Complimenti, complimenti. Guarda Void, io so già che quando non ci sarai perché dovrei andare a dormire, mi lascerai dentro un Void. Void. Vuoto, capito? Stai zitto e gioca. Va bene, va bene. Va bene. Porca troia. TNT di merda. Buce de cu. Ok. Oppalalai. Oppalalai. Olè. Perfetto. Posso buttarmi dal balcone? No, è vietato dalla legge italiana. Mi spiace. Veramente? Veramente. Ok. Pure. Porca puttana. Morti su morti sto facendo. Porca puttana. Dai, no, dai, dai. Quante morti sto accumulando una dopo l'altra, però. Fai un'altra battuta e ti tiro una zappata sui piedi facendoti un bel effetto ghigliottina sulle dita. Non c'è di che, Sirius, ti voglio bene. Aspetto così. Bene. E via di qua. Allora. Perfetto, ok. Una e due. Ecco il checkpoint. Nice. Ok, ora vediamo che bisogna fare. Ok. Merda, merda. Sì, tutti vogliamo bene a Cypher, vero? Io cerco di farvi sorridere. Poi se non mi volete bene, sti cazzi. Ma almeno sorridete, questo è l'importante. Che mi sono perso l'FK. Niente, niente, Don, non ti preoccupare. Giusto qualche battutina stupidissima quella. E qualche morte stupidissima come questa quella. Perdendo una quantità di vite onerosissima. Oppalai. Allora, via così. Vai, vai, vai. Ok, perfetto. Ora. La dovevi fare comunque, perfetto. Ok. Vai così. Perfetto. Nice. Mi sa che ne ho perse un sacco di casse, sti cazzi. GG. Sorridete, brutti bastardi. Quanto, quanto vuoi, troppo. Tre gemme soltanto, che schifo. Che schifo. Ho fatto schifo in questo livello, però l'abbiamo completato. Ah. Hoppalalai. Hoppalalai. Hoppalalai.
Fanno la musica cambia quando attivi la modalità trottolina. Sì. Fa tipo. Ok, la Chenjin. Qua non si può andare da qualche parte. Ah, c'è un altro livello bonus. E un altro livello del passato. Ok, nastri flashback. Va bene, procediamo. Fa con calma, ma ci provo. Ci provo. Se prova. Il tuo futuro dipende dai tuoi sogni. Non perdere altro tempo, vai a dormire. Minchia. Minchia. È un ottimo consiglio quello, Void. È un ottimo consiglio. Peccato che io potrei tranquillamente dormire per ore e 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 ore. Ma non ho tempo per sognare. Perché per sognare ci siete voi. Stando con voi mi fate sognare, amici. Simpo per voi. Niè. Bene, Paul, sai per scarso sì o certamente? Allora, Zeshin, ascolta. Non è che siccome è finito Divinity 2 ti puoi sentire lo sborone Limited Edition. Guardate questo qua adesso. Che ieri si è finito Divinity, tipo. Oh, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. È stato fantastico. Wow. Una cosa incredibile. Ottimo lavoro tutti. Lo scemo, stai zitto, lo scemo. C'è un drago che scorreggia arcobaleni, Void. Come? Quello là è un drago, effettivamente, coincidenza. Guarda, c'è come arriva il tipo Benfi. Un ultimo contro chi ci va a esserci obbligato con prenderlo. Sì, arrivederci. Ah, ma è magia verde. Forse potrei provare a romperli con. Aspetta, ma questo livello mi ricorda tantissimo quello di Coco Bandicoot. Somiglia un sacco. È quello del tra. Cazzo. Distratto. Aspetta, devo sputare una palla di dolcezza. Ti voglio bene, Vernix. Ok. Aspetta un attimo. Inutile che fai noob, Zeshin. Se voglio ci riesco. Fare così. Ah, merda, non ce l'ho. Merda. E ora ce l'ho. E mo ti rompo tutto. Ah, no, sono niente in avanti. Merda, ok. Ok. A posto. No. A posto. Infatti vedo. Allora. Allora. Dai, non così, non così. Ok. Ok, 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 ok. Dai! Mi, sotto male i conti. Ha saltato delle casse, quest'uomo non vede. Dove? Sì, sti cazzi se le ho saltate, però. Ah, là, le ho viste. 2, 3. Thanks. Ok. Andiamoci qua. Olè. A posto. Fuck. Come voleva si dimostrare. Allora. Allora, Zeshin. Allora, Ursadon, buonasera. Come stai, Ursa? Come va? Pronto venerdì? Ci sei? E domenica non mi hai fatto sapere più nulla. Mi sa che devo intuire che non ci sei, però. Cazzo minchia. Cazzo minchia. Ho 11 vite, sono un po' pochine. Vai, 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 vai. Ok. La posso proprio schippare. 2, 3. Dai! Prospettiva di merda. Non so perché lavoro sabato e domenica. Merda, no, niente. E allora mi sa che questa settimana non arriviamo alla sufficienza con nessun party. Quindi mi sa che non si gioca domenica. Forse domenica non si gioca. Se entro giovedì non raggiungiamo un minimo in nessuna delle dei party, mi sa che per questa settimana salta.
That's ok, non fa niente. Ci saranno altre occasioni. Tanto D&D mi sa che se continuiamo così durerà per le lunghissime. Non è un problema. Self in questo caso vorrei... Questo è un raro esempio di Sephirotus Carposis. Cos'è? Guarda che prestidigitazione, che neanche gli incantesimi di D&D, guarda. Ho sbagliato? Ok, ho risolto. Più o meno. Ok, checkpoint. Perfetto. Dipende se faccio le ore di oggi, sarei, ma so gli orari giorno per giorno. No, vabbè, non ti preoccupare. Magari più avanti quando ti liberi riprenderai, non ti preoccupare. Tanto D&D ti aspetta sempre. Al massimo se vedo che vai troppo per le lunghe ti metto in inattivo e poi quando ci sei riprendi. Non è un problema. Non è assolutamente un problema. Domani provo a chiedere, va bene? Ok. Ti faresti un grosso favore. Merda. Girati. Perfetto. Perfetto. Così. E poi così. Uno, due, tre. Merda. Merda. Sbagliato. Salve Master Kirin. Sei culo. Allora Ludo, buonasera. Che bello, c'è quasi tutto il party in chat in questo momento. C'è il Master, uno dei giocatori, un'ex giocatrice. Che bello, hai visto? Tutti qua siete riuniti. Facciamo una one shot adesso sul, al volo così. Come tua moglie ha letto, c'è chi ne parla bene e chi ne parla male. Ma dai, dai Void. Allora, dicono queste cose Void, si dicono. Se vuoi così al volo dici. Sarebbe divertente però. Come tu ben sai, mio caro Ursa, le storie non si creano da zero subito. Ci vuole un attimo di preparazione. E non sempre è facile. Poi dipende, ci sono master e master. Ci sono master che riescono a trovarti una storia tipo da ruolare nel giro di pochi minuti. Master che invece ci impiegano anche troppo tempo. Uno, due... Ok. Hoppalalai. Hoppalalai. Perfetto. E questa la faccio così. Dopodiché. Ok. Mi sembra di vedere qualcosa. Sai che però è più avanti. Ok. Ok. Che carina Bernix, che saluto tutti quanti. C'ho Bernitz. Ma come l'hai scritto? Cos'è Bernitz va? Cos'è quello degli gli ebrei? Una festività ebraica. Sbaglietto. Sbagliato. Tutto sbagliato. Tutto sbagliato. Tutto se gliene dai 5 bottigliette. Universo è solo una parola con set fatino dopo, dopato di panna, cosa? What? Non si dice. Come? Il bar mitzvah non si può dire? Ah, per quella parola sì che si può dire, basta che non sia denigratoria. E non lo è. Allora, come posso risolvere questa cosa? Alla vecchia maniera? Assolutamente no. E allora c'è solo un modo per risolverla. C'è solo un modo per risolverla. Usando Aquaku per forza. Quindi devo fare così. E poi una cosa semplice come questa. E via. Risolto. Ok. Durano 7 anni sti cazzo di draghi. 7 anni mi durano. 3 ore di buci di culo. Oppalalai. Ah, proprio l'ho skippato del tutto. Perfetto. Ok. Stavo a skipparli giustamente. Perfetto, così al massimo.
Dai che prima delle 23 arriviamo a 100. Penso di sì. Non lo so. Non è detto. Ops. Beh. E olè. Perfetto. Checkpoint. Facciamoci checkpoint. Andre, non contare le morti. Andre, non contare le morti della zona bonus. Mi raccomando. Acqua in bocca. Occhio alla penna. Come cazzo ci arrivo là sopra? E come... Ah, da lì. Ok. Ok. E qua? Tipo così? No. Che cazzo si fa questa parte? Te buono gioca che muori già troppo. Ma stai buono te. Insulti per le morti sì. Morti no. Allora, aspetta. Forse ho un'idea. Il problema è che non può funzionare così. No, niente, non funziona. E allora, devo trovare un modo per fare questa parte qua. Come posso farlo? Le faccio così? Lo posso fermare il drago in questo modo? Ah, ci posso passare attraverso al drago quando sono con l'affarino magico? Davvero? Ma sapevo questo. Scivolata lunga in salto. Ok. Ludo, grazie per l'hosting. Scivolata lunga e salto, dici. Lido. Salti sulla cassa, rimbalzare, poi ruoti e risalti, non arrivi? Nope. Ce n'è però un'altra in alto a destra. Ce n'è un'altra là sopra. Potrei arrivarci in quel modo facendo un salto enorme. Ed è una cosa bella, guardati allo specchio. Che carino, Void. Ma troppo buono sei, Void. E tu sei una persona bellissima pure, va bene? E non è la bellezza a valutare le persone, soprattutto nel tuo caso. Ma chi sei veramente? Chi è? Ursa, grazie. Grazie per l'hosting. Ah, forse così bisognava farlo. Ah, guardalo, guardalo. Non è proprio così che si fa, ma sti cazzi. Ho trovato un modo interessantissimo. Posso sbattere sui draghi. Ok. Quindi se faccio una cosa di questo tipo. Non ho troppo. Aspetta, mo. Facciamo così. Ok. Poi fai così. Quanto alto? Troppo alto. Ok. Aspetta. Ok. Ci deve essere un modo però per arrivare là sopra. Porca puttana. Devo trovare un modo per arrivare là sopra. Però mi sa che devo andarci dall'inizio. Quanto amore, che cosa carina. Zoofilo, come? Allora, aspetta. Tipo una cosa di questo tipo. Non ci arrivo. Quasi. Cazzo. No, niente, non ci arrivo. Non saprei. Aspetta, un'idea. Ho un'idea. Grazie anche a te, sei una bella, una buona persona. Niente. Carina Void. Cos'è che sbatti sui draghi? Sapessi, Andre. Ho un'idea. Allora, fatemi fare questa parte qua normalmente. Ah! Non basta. Ok, torniamo indietro. Ma ah! Al contrario. Ci devo andare al contrario. Ecco come si fa. Sempre non si ricorda che ha il doppio salto. No, non è quello, Letins. Anche col doppio salto non ci arrivavo. Ci devo andare al contrario. Allora aspetta, fammi fare una cosa. Fammi fare una cosa un po' complicata, però la voglio fare. Questa qua voglio fare. Mando via questi, ok. Dopodiché faccio così. Dopodiché, uno, due, perfetto, è andata, a posto. E ora, quello che ho fatto prima, praticamente. Oh la madonna, quanto sono... Madonna, ma grazie mille per la sub regalata a Ursadon. Don Ursadon si sono riconosciuti dal nickname.
Grazie, Don, sei un amore. Sei un amore, Don. Ti strizzo i capezzoli, guarda, veramente. Quanto bello quell'urlo. Mi è venuto un colpo. Benvenuto nel club di chi ci è abituato a prendere gli infarti con le sub. Grazie, Don, sei veramente tanto un coccolo. Ti voglio bene. K. Pure. Perfetto. Voleva vedere se eravamo svegli. Come manca una cassa? Che cassa manca? Oh, che cassa manca? Come manca una cassa? E dov'è? Dov'è? Dov'è streghetta è? Dai, vaffanculo. Provo del profondo di sapone. Ma sai, si dicono queste cose? Sapessi cos'altro vorrei dire. Vero Bernix? Vero Bernix? Basta regalare sub, chiedo per un'amica, certo. C'è una piattaforma sopra all'inizio. F, ciaone. Ciaone. Quella in alto a sinistra. Tardi amici, è tardi. La farò un'altra volta per conto mio. Ormai è andata. È andata così, fratelli. Ho sbattuto fratellone, fratellone. Ho sbattuto nel muro, fratelli. Adesso la puoi contare questa morte. Sporcaccione. No. Tu non lo sai cosa ho detto a Bernix. Ho detto a Bernix che Ludo è una persona che ha dei capelli lunghissimi, va bene? Tergiversa e te lo spiega poi. Vai, vabbè. Amici! 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 Guarda come mi pento subito delle sub, amici! Guardalo, già Don e Andrew lo sanno che sto per dire una troiata incredibile. Ma se una persona tergiversa ed è in una cristalleria, sta tergicristallando? Sta usando un tergicristallo? Dai, dai, dai! Questa è karma. Ok, mo spammo freddure, no void, no void, no void. Chiudi il canale ora. Dai, ok. Ah! E vaffanculo. E ora? Ah, ok, rientra. Io levo il fall. Il mio qui si è abbassato. Andre, grazie del... Ok. Non posso credere che sto per finire le vite, dai. Fammelo finire questo santissimo livello. Dai. E va bene. Niente, amici. Amici, mi è venuto un rallentamento cerebrale. Ho 6 vite, non mi sa che non ce la faccio. Quanto difficile. Devo farlo tutto in un colpo, mi sa. Sì, io devo farlo tutto in un colpo, per forza. Non mi devo fermare. Ok. Devo recuperare vite immediatamente, se no sono morto. Ok. Dai, 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 dai. Ok. Ok, perfetto. Ok, così. Cazzarana! Chiudete la lavanderia, faceva affari sporchi. Allora, aspetta. Puttana. Ok. Ok. Non importa. Aia un po'. Forza un po'. Ma la mammina, che mi fa i biscottini quelli là al cruscello. La bruschetta di cacca. Porca. Chi ricchi di fantasia. L'immortale. Cosa sta succedendo? Niente, i micromosomi che volano.
Dio. Vai via, vai via, vai via, vai via, vai via. Perfetto, ok. Dai, 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 dai. No, 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 no. Siamo tutti impazziti, Gian, assolutamente sì. C'è uno sclero totale. Oggi c'è uno sclero veramente totale, globale, assoluto e massimizzato. Dai, mammi, mi sexy, mi sa che è finita. Mi sa che questo livello lo perdiamo, amici. Mi sa che questo livello è andata così, fratelli. Sto livello è andata così, fratelli. Sto livello è andata così, fratelli. Porca troia, devo ricominciare da capo. Non c'ho voglia. Che si è scollegato il pad? No, pure. Aspetta. Mi si è scollegato il pad, aspetta. No, ho fatto danno, ho fatto danno. Ho fatto danno. Ho fatto danno. Ho fatto danno, amici, ho fatto danno. Ho fatto danno. Si è rotto tutto. Si è rotto tutto. Aspetta, ora si ripiglia, tranquilli. Ho rotto tutto. Con una pedata, ok. Come registrazione del gioco ripresa. Aspetta, ok. Ok, allora. Con calma. Non ce la posso fare, però sti cazzi, almeno ci provo. Ok. 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 Ok, 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 calma, sai. Ok. Nope. Dai che cadi, poi te voi ti voglio bene anche io. Però porca di una puttana. Porca di una puttana. È andata, è andata. Purtroppo è andata. Cazzo. Ora devo farmare vita. Devo assolutamente rifarmare vita. Dovrò tornare indietro a farmare un po' di vita. Palle. E così. Ehi. Ah, c'è una cassa là sopra tra le altre cose. L'ho vista mo. Ok. Ok. Dai, dai, dai. Ok. E dai. GG. Ancora. Ancora l'ultima vita. Sì, ma non ce la faccio. Prendo mele. Ne recupero un'altra. Però non basta, mi sa. Niente. Ah, che palle. F in chat preventivo, ragazzi. Ve lo dico. È dura qua. Ah. Non devi. Shame. Ma avevano detto che era un gioco difficile. Ma a me piace lo stesso. Perché c'è sfida. Vabbè. E niente, dobbiamo rifarmare tutto da capo. Che palle. Quante vite ho? 4? Dream, 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 shame. Va bene. Dream, 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 shame. Mi. E io che ci speravo. Andiamo a farmare vite, va. Beh, qua all'inizio sì. Sì, un culo. Sirius. È difficile il gioco, amici. È molto difficile. È molto difficilottero. Ma ci sta, ci sta. Niente, dobbiamo rifarmare un pochettino di vita. Ripperotti. Venix, ci provo, dai. Ma tu non devi streamare? È quasi ora di stream. Sei qua? Coccola. Allora? So che tu inizi alle 22 e mezza. Sì? Sì? Sì. No? Sì. Ma skippiamo. L'ape più difficile da gestire, l'ape peronata. Ok, dobbiamo farmare. Ah, vi faccio vedere una cosa. Ci sono tutti i login di Crash Bandicoot. Sto, non ho capito qual è. Ah no, questo qua attuale, ok.
Oppalalai. Ah, ti prepari. Ok, va bene. Cosa vai stasera di bello? Oppalalai. Olè. Intanto volevo chiedere una cosa a Ursa. Ursa, tu come sei messo in generale col lavoro? Nel senso, a quanto ho capito, vai a stagione. Cioè, ci sono periodi in cui lavori di più e le periodi in cui lavori di meno. Perché lui, dovete sapere, lavora da Amazon, quindi giustamente scala in base alla richiesta. Non so se sei ancora qui con noi, nel caso poi ne parliamo un'altra occasione, non è un problema. Più che altro mi dicevi che al Black Friday praticamente hai lavorato come un pazzo. Finisco il 31-12 il contratto. Ah, già, vero! Me l'avevi detto che finivi il contratto il 31. Make sense. Ok. E poi te lo rinnoveranno? Vogliono fare qualcosa in particolare in questo senso? Oppure magari tu hai cambiato idea. Il gioco di Harry Potter 4, Calice di Fuoco. Io ho quello originale, il prigioniero di Azkaban, che è bellissimo. Mi è piaciuto un sacco il... è vecchissimo come gioco, però è proprio molto carino. Molto molto carino. Voilà. Merda. Due squadre da 26 di metà ciascuna viene lasciata a casa per rinnovare la squadra. Io non so quale metà sono. Ah, ok. Quindi venite divisi in squadre, giustamente. Ho capito. Giro di attaccarazz. Esattamente. Piasta Faraz. Makes sense, no? Ehi. Hey. Ok, dai, stiamo farmando un po' di vita. Sbagliato. Va bene, ho risolto. Mi ricordo se... Ok, non importa, vabbè, non dobbiamo andare a farmare tutte le casse, tanto l'ho già fatto questo livello. Oppala lai. Poi lo leggo i libri e gioco i giochi. Ah, vero, che tu fai anche gli audiolibri, che cosa carina. L'altro giorno mi è capitato di beccarti mentre facevi, mentre leggevi un audiolibro. Che poi alla fine sei riuscito a scaricarlo quello lì da 4 giga che era, insomma. Quello là che dicevi che non c'era arrivata perché era troppo tardi. Sei riuscito a scaricarlo. Il prigioniero di che cos'è? Il prigioniero di Azkaban. Proprio così scritto così, esatto, però. Di Az. Provato, caro, un bacio. Buon stream, Bernix. Buona serata. Divertiti. Si vuole bene. Proprio una cassa mi è mancata, hai visto? Lasciate indietro. Perché ci sei qui quando stai per entrare nella stanza della maschera blu, vedi bene i muri. Non ci ho fatto caso. Lo devi dire prima, più che altro. Ah, dici in quello dopo. Nella stanza della maschera blu, che è più avanti, non è qua. Ok, ok. E che questo livello lo uso per farmare in realtà. Già ho 7 vite, potremmo anche riprovare. E te lo rifai quello. Allora, proviamolo.
così ci faccio caso. Nella stanza maschera blu, quando sto per entrare nella stanza maschera blu, ok, quindi questa qui, va bene. Via della stanza sulla porta, ok. C'è un segreto per la gemma colorata? Il pistone di Alakazam, quello si allunga mentalmente e telepaticamente. Prima della stanza sulla porta, ok. Va benissimo. Su Crash, non ti spaventare. Andiamo. Ok. Ok. Oppala là. Ok. Aia, che male. Non serviva proprio. Quasi rischiato. Grazie per il ride. Come stai, Teos? Tutto bene? Sei culo. Saretta, buonasera. Non la conosco, ma sono sicuro. Sono sicuro che questa è stata colpa di Teos. Buonasera, signorina Saretta. Non la conosco, ben arrivata. Teos, cosa divulghi alla gente? Cosa divulghi alla gente? Grazie per il ride, comunque. Come stai? Colpa mia, lo sapevo io. Lo sapevo. Il pietrangelo di Alcatraz, cosa? Tu divulghi cose troppo sbagliate, Teos. Com'è andata? No, non sono stato io, se no. Se. Ai, questa morte non l'avevo mai vista, tra parentesi. Dai, non cadere di lato. No, vero? Come no, vero? No, infatti non è stata lei, no. Io so che c'è del sarcasmo in tutto ciò. Lo so bene che c'è del sarcasmo in tutto ciò. Uff. Bonus zone. E via. Dobbiamo rifarmare un pochettino. Per forza! Quindi, Teos, che hai fatto di bello? Questa non conta, Andrea. Che hai fatto di bello, Teos, stasera? Gare? C'erano delle gare? Ho fatto schifo. Perfetto. Che ottimo risultato. Guarda, io faccio schifo ormai da abbonamento. Ormai ci sono abituato, Teos. È tutto nell'ordinaria amministrazione, no? Concordo, perfetto. Vedo che anche del supporto. Molto bene. Ok. 2, 3, 4, 5. Ok, così. Perfetto. E via così. Olè. Ho provato a migliorare un setup rendendolo quasi inguidabile. Come? L'hai migliorato peggiorandolo? Che ottima logica, logica inversa. Sembra legittima come cosa. Uff. Ok. Allora, mi dicevate, Letins e Andre, che e Sirius, anzi, che dovevo vedere prima di entrare nella stanza. Qua c'è la stanza, ok. Ah, qua! Ok. Ah! Devo fare il giro intorno alle... Ah, no, aspetta, è... sinistra e giro in tondo. Ok. Quindi devo fare una cosa di questo tipo, praticamente. Dai! Ci devo riuscire. La gara sarà lunedì sera. Segui il percorso magico. E lo provo. Vediamo che succede. Devo evitare di fare il doppio salto in questo punto.
Ah, guarda, fa il bling. Dai. No, ho sbagliato. Cazzo, dovevo andare dall'altro lato. Aspetta. Quasi, quasi. Devo andare al centro. Allora, di qua. Ok. E ho sbagliato. Porca di una miseria, mi confondo sempre. Lo posso rifare? Sì. Ah, gemma rossa. Grazie ragazzi. Ottimo consiglio che mi avete dato. Ottimo consiglio. Non devi farmare vite. Dovevo, ma ho anche recuperato una gemma che era importantissima per poter finire il gioco. Quindi bene così. La gemma dorata. L'ho già presa quella. Non mi serve io. Non dorata, quella normale più che altro. Ok. Checkpoint. Andiamo, andiamo, andiamo. Poi devo provare a fare anche il time attack appena riesco. Vai, 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 vai. Checkpoint. Ok. Ok. Dai che ce la si fa. Dai che la ci si fa. Vai che la ci si fa. Ce la si fa. Ok. Quella non mi interessa. Tanto già l'ho presa. E via. Nice. Infatti adesso fa cagherissimo. Dovrò cambiare ancora un bel po' di roba. La gara sarà lunedì sera. Ok dai, ce l'hai il tempo per poterti preparare. Su. Cerca di non morire. Ci ho provato. Ci ho provato. Corri Saiferone. E ce l'ho fatta Teuscino. Ce l'ho fatta. Te ne pentirai. Di cosa? Di cosa? No, 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 non esiste. Questa già l'abbiamo vista. Skippiamo. Ok, proviamo a fare il livello che abbiamo perso prima. Corri Cypher laggiù. Corri Cypher laggiù. Pappar. Hai fatto il follow? Sono stronzo. Saretta. Scusami, è che c'avevo il suono nelle orecchie e non ho sentito. Grazie del follow. E siccome sono simp, ben arrivata, molto gentile, e lascia stare Don. Don è solo geloso, invidioso e insomma tante altre belle cose. Perché Don vuole il mio culo, ma non glielo darò mai. Mi spiace. Quindi, simp, allora. Simp. Allora, cortesemente, non sono simp. Cercavo di accogliere una persona di cui non ho letto il follow, va bene? Io vado a letto, buona continuazione. Buonanotte, Ursa, dormi bene. Buon riposo e buon lavoro. Non ti stressare troppo col lavoro, mi raccomando. Simp culo. Lo sapevo io, guarda te, porca miseria. Ora già ho tolto il follow, sicuro. Buonanotte, comunque, Ursa, dormi bene. Aia, il mio culo. Fa male il culo, non so se è una buona cosa questa. E almeno la gemma rossa, esatto. E ho fermato anche qualche vita. Che macchina guidi? Ah, beh, pensavo che adesso vabbè. Ah, e Teos, lo sai che anche Don guida? Gli piacciono i giochi di macchine? Dovreste scambiarvi idee, perché entrambi comunque credo giocate ad Assetto Corsa. Credo, forse non so se è lo stesso. Guida l'Aston, se non erro. L'Aston Martin, quella là di Ritorno al Futuro? Tu sei un culo. E vabbè. Corri. Quanto non mi ha preso? Ehi. Fino a qua è abbastanza facile. Ok. Qua già ho iniziato a soffrire prima. Ok. Ok.
Ok. E bene così. Bene. Occhio. Merda, ho quasi rischiato di farmi colpire. Ok. Merda. Sì, per quello non conosci la DeLorean, l'auto che guida James Bond? Certo. Certo che la conosco. Molto figa anche. Andrea, Aston Martin è una macchina. La Aston Martin è quella di Ritorno al Futuro? Andre, l'Aston Martin. Quella di Ritorno della DeLorean. Bravi, volevo vedere se eravate svegli. Vabbè, DeLorean come lo shampoo, Aston Martin, sempre la stessa cosa. Sempre macchine sono. Che vi devo dire, amici, io non so guidare macchine belle. Io so guidare la mia Peugeot 208 e basta e avanza quella. Basta quella, ma vai a cagare. Allora, non è che siccome non sono competente di veicoli ve la dovete prendere con me. Però come rombo io nessuno, guarda. Te lo posso garantire. Sempre un culo sei. Allora, Sirius, ti dicono queste cose? A colui che ti ha porso la mano dell'affetto. Cristallina 91, buonasera. Ben arrivata, signorina Cristallina 91. Alla mia stessa età, perfetto. Come va? Tutto bene? Tutto regolare? Oppalalai. Non così, non così. Sente così, no. Ce la dobbiamo prendere con te. Ma perché, Void? Perché? Perché te la devi prendere con me? Cosa ti ho fatto di male? Cosa ti ho fatto di male? Aspetta che devo stare una cosa. Ok. Allora, poi vai così. E sbaglio sempre. Sai che sto sbagliando qualcosina. Neanche io non so come vedete quelle storiche di film famosi conoscere almeno. Ho capito. Gian, tu sarai uno che ha visto tante volte dei film. Però non posso morire così. No, niente, andiamo avanti. Non posso morire in questo modo così, dai. Veramente è improponibile. Dai però. Che cazzo. Andiamo avanti. Bene, bene. Voi tutto bene? Tutto bene. Tutto abbastanza tranquillo. Oggi, come dicevo inizio stream, stavo un po' poco bene per via di problemi allo stomaco. Niente di che. Ora sembra essere passato. Perché tanto c'è Andre che mi fa cagare, quindi mi riprendo. Chiedo scusa. Che cazzo. Dopo le vuoi sentire delle freddure? Ho paura, Void. Ho veramente paura. Ho veramente paura, Void. Allora, qua dobbiamo fare così. Beh. Facciamo così. No, non così. Non così. Non così. Vai così. Ha indovinato la signorina Sara intanto. Fatto pare aveva azzeccato la macchina. Tu hai paura delle freddure? No, non ho paura delle freddure. Ho paura di quello che ne può uscire fuori. Benvenuto nel mondo dei problemi di stomaco allora. Perfetto. Perfetto. Tutti ad avere problemi di stomaco. Ma mi sa che è un virus stagionale. Oltre a tutti i virus che ci sono già, no? Come se non bastassero. Della serie non ci bastavano quelli che avevamo già. No, no. Anche questa. Ho sbagliato. Però posso recuperare. Ok. Bene. Troppo presto. Vai. Ok, perfetto. Ok. Abbiamo perso anche una vita. Bene così. Ah, ma là c'è una zona nascosta. Azz. E ormai è tardi, niente. Quacu. Ok.
Io sono curiosa. No, Saretta, no. Tu non vuoi... No, Saretta. Sì, Saretta. Tu non vuoi essere curiosa, credimi. Il signor Teos ne rifila tantissime. No, no, la sfiga se può arriva tutta assieme. Ah, perfetto. Cioè, dici, è una combinazione. Che ti posso dire, Cristallina? Diciamo che la fortuna va e viene, ok? Così come la sfortuna che va e basta, che viene e basta. Non c'è altro. Che c'è di male? Che c'è di male? Che c'è di male, dici, Saretta? Teos, per favore. Teos, per favore, illuminaci con una delle tue freddure. Per piacere, illuminaci con una delle tue freddure. Facciamo vedere alla signorina Saretta di ciò che si deve pentire. D'altra parte, mi piace vederti triggerato, vero? Cosa c'entro io? Aspetta, chi è che doveva tirare fuori freddure? Scusami. Ah, era Void. Era Void. Io pensavo che fosse Teos, era Void. Ecco, in una gara un partecipante dice all'altro: secondo te dovrei arrivare primo o terzo? E il secondo partecipante risponde confuso: perché? E il partecipante risponde: perché dicono che l'arbitro abbia un cronometro che spacchi il secondo. Scusami, Teos, sei come lo sterzo, non vedo l'ora di girarti. È divertente. Ma secondo quale criterio? Vabbè, ho capito. Allora, ascoltami. Ascoltami, Saretta, ascoltami. Un uomo entra in un caffè, splash. Un uomo entra in un caffè, sdeng, c'è il cucchiaino. Oppure, come si dice biberon chiuso? Biber off. Con questo andiamo avanti, bene così, bene così. Bene così, bene così. Bene così. Andre, non mi uccidere, grazie. Sparati, perfetto. Perché c'è gente che non apprezza questa ironia? Su. Su. Or su, vi dico io. Mazzarola, stavo per morirci. Vabbè. Momento di silenzio, ecco, perfetto. Siamo ai 24 perché quel numero non droppa zero instant. Quanti siamo? Ah, dici il numero di persone che siamo presenti? Non lo sto vedendo, però ci credo, mi fido. E non droppa zero perché magari l'ironia viene apprezzata. Dovevate vedere prima. Prima ce n'erano anche di peggio. Donna era molto contento, sbagliato, porca puttana. Aspetta. Beh, che la zona bonus, però. Almeno la vita extra ce la portiamo. Via. Disse il primo che non le apprezza. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Io dico mamma mia. Però non ho detto che fanno schifo. Ce ne sono alcune che sono veramente orribili. Ce ne sono alcune. Porca puttana, questo livello è una merda. Perché è difficile, così difficile? Allora, hoppalalai. Ma porca di una puttana. Cosa ci fa un cammello sopra un dolce attraverso il dessert? No, dai! Come, donna, hai timeoutato per 15 secondi? Void, ma povero! Ma no, ma dai, ma poverino! Perché l'hai buttato fuori? Ora ritorna. Void, scusalo. Purtroppo Don non sa mettere... Non sa apprezzare la vera ironia delle frettute. Te la prendere a male, ragazzo. Nothing personal, kiddo. Ma sì, è tutto a posto. Ma bravo. Erano solo 15 secondi, lo so. Cosa fai tu in 15 secondi, Don? Perché io muoio a delle battute del genere. Ma no, ma non devi morire a delle battute del genere. Mica sei un tennista che muore a ogni battuta. Una pippa, perfetto. Molto bene, Don. Molto bene che in 15 secondi fa. Questa live è bellissima, posso dirlo? No, tu sei bellissima. La chat è bellissima. Tu effettivamente sei arrivata stasera, probabilmente Cristallina, quindi magari non ci conosci. Ma credimi che ogni volta è così. O per un motivo o per un altro. Anzi, stasera siamo anche più tranquilli. Stasera siamo anzi tranquilli, se posso essere sincero. Ci sono volte in cui succedono cose. Tra altre cose, la signorina Cristallina non sa neanche di quello che è successo.
quando ho raggiunto le 100 sub, non sa cosa è successo quando mi sono vestito da donna, non sa tante cose la signorina Cristallina, non sa tante cose, oh, tante cose, eccolo Andre, perfetto, sono successe cose in questo canale Cristallina che faticheresti a crederci, credimi, questo sempre per merito della chat, non pensare che faccio tutto io. Principalmente a fare il grosso sono i moderatori. Mio, quando capita che passa. Io che sono stronzo. Quello pure. Notte a tutti, buonanotte Alex. Grazie alla comp- e non fare il simp cazzo. Allora devi stare tranquillo Andre. Con quale audio fortissimo nelle mie orecchie, me l'hai detto. Io vado a fare altro. Buon altro signor Alex, ti voglio bene. Che male alle orecchie Andre. Devo abbassarlo sto cazzo di bot qua. Ai, che male. Che male. Che male. Rimani i miei timpani. Cosa mi sono persa? Arrivo sempre tardi. Coglione, abbassa. Ho abbassato, Andre, delle mie scatoline. Ho abbassato. Mi mette in difficoltà questo ragazzo ogni volta. Vabbè, ma non sei arrivata in ritardo comunque, signorina Cristallina. Le cose si scoprono comunque anche nel passato. Non ti preoccupare. Non ti fare di questi problemi. Non c'è mai un tempo sbagliato, c'è solo un tempo giusto, diceva qualcuno. Ah, guarda! Non devo rompere casse per ottenere la gemma, a quanto pare, di questo livello. Ok, la gemma segreta. Interessante. Chi lo diceva? Io in bagno, lo dicevo io in bagno, Teos. Ok, solamente due gemme. Ho fatto schifino, ho fatto un pelo schifino. Cazzo vuoi da me e cerca di finire sto livello che sei scarsissimo. Andre, intanto grazie dei beat, primo. Secondo, datti una cacchio di regolata. Andre delle mie scatole. No, no, ok. Pensavo che era arrivato al termine. Hashtag sei porco. Ma allora! C'è il mio collega che dice hashtag sei porco. Perché? Guardate. Albe menalo. No, Alberto non mi mena, Alberto non mi mena. Alberto è una persona a modo, gentile, garbata e a tratti raffinata. Ok? Ma stai zitto e torna a giocare, cancelletto, sai porco. Allora, ma non ho fa- ma perché mi fate sai porco? Allora, cortesemente, un po' di contegno qui dentro, per piacere. Cortesamentos. Ordine in aula. Silenzio e ordine in aula. Prego, grazie. Silenzio. Volta che dico una fedura qualcuno mi picchi. Vabbè. Finisce Void a diventare una rissa stile Irish Bar, praticamente. Pronto? Ok. Lo dicevi in bagno con o senza problemi intestinali? Entrambi. Entrambi. Soprattutto con problemi intestinali. Soprattutto con problemi intestinali. Hashtag sai porcosi, maledetto boomer nostalgico bastardo streamer follito. Follito. Bene, Andre. Tanto è tutta invidia. È tutta invidia. È tutta invidia. È tutta invidia GeForce. È una scheda video fantastica. Scusatemi. Queste sono vere freddure che fanno cagare. Mica Radeon. Bravissimo, Teos. Bravissimo, Teos. Bravissimo, Teos. Bravissimo, Teos. Si preparati per questo insulto orribile. MA, vai a giocare a Fortnite. Assolutamente mai nella vita. X salta per scorrere sul muro. Oh, c'è anche la corsa sul muro, che figo. Ok. Ma lì mortacci tua, non c'è di che, Void. Scontata peggio di poltrone sofà. È beato chi se lo fa, chi se lo fa. Ok. Pare di aver visto una cassa qua dietro. Eccola. Hop. Magari Cypher delle mie scatoline, anziché fare quelle cavolate, falle così. Le cavolate.
fare così un livello, perché mi serve. Ok, bene così. Hoppalalai, hoppalalai. Perfetto. Hoppalalai. Così. Perfetto. E perfetto. Vale. Checkpoint. Siamo a 100 morti. Yeah, viva. Evviva. Festeggiamo. Poi arriva la 101, ovviamente. Come festeggiamo? Come volete che festeggiamo? Ditemi come volete che festeggiamo. Le 100 morti. Aspetta, aspetta, è bloccata, è bloccata. Oppalalai. Oppalalai. Perfetto. Ho un problema, mi prude la PLL destra. La PLL destra, la palla destra, donna. E grattala, risolvi ogni problema così, donna. Se la gratti di solito si risolve così. Banna mi festeggia così. No. No. Sarebbe troppo facile per te. Siamo arrivati al livello che, che proprio si vuole porre fine alla sua stessa vita, Andre. Di quanto l'ho messo in difficoltà. Bannami me allora. Ma io non banno nessuno, amici. Già ne ho bannati due ed è stato per un motivo fin troppo necessario. Cazzo. Cazzo. Ok. Ma perché stai qua? Champagne triplo. E vabbè. 102. 118. Allora, aspetta. Aspetta. Ah. Ok. Bene così. Bene così. Oppalalai. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Aspetta così. Aspetta così. Aspetta così. Bene così. Non devi fare i biscotti a ragù. Cazzo ho detto. Bentornata mio. Tutto bene? Ah, eri tu che hai scritto 102 tra le altre cose. Tutto bene mio? Hai cenato bene tesoro? La mia mio. Con lei posso simpare, è mia sorella praticamente, come se lo fosse. È la persona che più mi ha seguito durante gli ultimi anni della mia vita. Biscotti e ragù buoni. Sì. Ci sono le persone che hai bannato oltre Bob, che alcune mi scrive, che alcune volte mi scrive in chat. Magor e basta. Solo due persone. Bob e Magor. Allora, vediamo se riesco a... Palalai. Povera mio, come hai fatto a sopportare? Lo chiedono in tanti. Biscotti al biscotti. Fammi carbonizzare. Cazzarola. Ok. Ma in realtà non lo so. Ecco. Perfetto. Non così, non così, non così. Perfetto. Palalai. Perfetto. E di qua. Ok. Basta, stai zitto. Stupiludica. Stupiludica. Spapparapapà. È bannato anche una persona di nome Stream Element una volta, io me lo ricordo. Poi l'abbiamo sbannata. Poi l'abbiamo sbannata. Sì, me lo ricordo anch'io. Non è rimasta bannata, l'abbiamo bannata una volta sola, poi l'abbiamo riattivata. Più che altro abbiamo convertito il ban in un timeout, se non sbaglio. Cypherform, ma perché? Ma perché? Invece ha preso la mano a sopportarlo. Abbastanza, può essere. Può essere che ci ha preso la mano, signorina mia. Ero io comunque quello con un altro account. Ah, e vabbè, non fa niente. Cambia comunque poco. Jersey. È inutile, non riuscirei mai a sentirmi dire: ah, e allora sei una delusione, Jersey. No, io ti vorrò sempre bene. A prescindere
da quello che... Farai. Questa non conta, eh. Siamo nella zona bonus. Vado per qualche minuto, ok. Tanto alla fine l'ironia è sempre quella, l'importante è non abusare. Complimenti, grazie Andre, grazie mille. E comunque, anche se dovessi finire per qualche motivo bannato, sappi che ti voglio bene lo stesso. Anzi, fammi sapere se è ancora bannato Stream Element. In teoria dovrebbe essere sbannato, io mi ricordo di averlo sbannato. Okay. Non è ok. Non è ok. Ok, è più complicato di quello che pensavo. Dobbiamo trovare un'altra soluzione, mi sa. Posso dire un'altra fedura? Hai appena detto. No, dai, dimmi, dimmi. Ora, posso dire un'altra fedura? Un'altra fedura. Nessuno, buonasera! Ma allora non è vero che non c'è nessuno. C'è nessuno, c'è nessuno! Porca puttana, devo trovare un modo. Ho visto che l'ultima però forse non è esplosa. Posso dire un'altra fedura ghiaccio. Bene così. Bene così. Voglio la canzone degli Uvu. No, nessuno. No, nessuno. No, guarda, c'è Don che non è d'accordo. Guardalo, guardalo, subito no, lui. Che è una delle sue preferite, proprio. Ah, ma me ne devo proprio andare a fare in culo così? Non c'è modo di salvarmi? A meno che non faccio un'altra cosa. Grazie che non contano, guarda. Vabbè, sto facendo delle prove, Andre, ti pare. No, Mew. No, Mew. No, Mew. No, Mew. Ci manca poco e parte quella benedetta canzoncina delle balle. Ah, hai visto? Scelapo. Basta fare così. Oh cazzo. Ma ce l'ho il potere io? No. Quindi devo fare una cosa. Come cazzo faccio? Come si fa? Ed eccolo là. Eccola là. Eccola là. Dov'è? Io me ne vado, addio. Ti voglio bene, Don. Santo uomo che ha pazienza sempre per me. Ti voglio bene. Però come caspita devo fare questa parte? Oh, ce l'ho fatta. Perfetto. Olè. Ci ho dato il salto, non esiste più. Esiste, esiste. Il problema è che non mi tornava molto utile in quel contesto là, perché avevo troppo poco spazio di manovra. Esiste come? Guarda, hoppala lai. Vinto grazie alla U-Song. È vero, tecnicamente è vero. Aspetta, questo tipo di trappola me lo ricordo, basta andare avanti così. Easy. C'è anche nei vecchi giochi questa qua. Ok. E via. Perfetto. Aspetta, non così però. Hoppala lai. Hoppala lai. E poi hoppala lai. Bene così.
Cazzo! Io non voglio stare in mezzo ai furri, me ne vado, arrivederci e buono stream, ci sentiamo con le orecchie. Ma dai, Andre, non siamo in mezzo ai furri. Era un'altra la canzoncina. Cioè, la devi intendere in un altro senso la canzoncina dell'Ubu Song. E più di tutti i Weeaboos. Tecnicamente a te piace Megumin, quindi coinvolge anche te, Andre. Pochi cazzi. Vedi che non riguarda i furri quella canzone là. Ascoltala attentamente perché non riguarda i furri. Porca troia. Deve essere un modo per evitare questa cosa. Cosa cazzo c'entra? Se ti lamenti della canzone è un conto. Rotonde, buonasera, come stai, bello? Tutto bene? Tutto buenos, mio caro? Veramente? Porca puttana. Palalai. Palalai. Dai, mi manca una vita. Ah, ma lì ci sono delle casse nascoste, aspetta. Le ho viste. Fammi andare lì. 105. Ma vergognati scarsone. Ma vergognati scarsone. Ma dove sono finito? Dove sono finito? Non credo che era di qua che dovevo andare. Credo. Cazzarola, sono finito. Zona extra? A caso? Ah! Merda. Ma quella è una zona bonus, mi sa. Non mi pare. Che sia prescritta. Là ci sono delle casse intanto. Te ne vai. Se te ne... Attenzione. C'è un'anima da mandare nel Valhalla. E allora, Andre, cortesemente, questa volta non esagerare, ok? Cortesemente con le emote. Che c'è gente che deve lavorare. Per favore, fatemi chiamare il gatekeeper del Valhalla. Per favore, un attimo solo che lo contatto. Un attimo solo. Arriva, un attimo. Andre, ho sbagliato nessuno. Nessuno, non è vero che sei nessuno. Non è vero che tu sei nessuno 567, bensì sei un'anima pronta a raggiungere il Valhalla. Cammina in queste lande isolate dalle motte, senza invasione. Ma leva sta farsa e muoviti per favore, dai che pari una donna premestruo. Cortesemente, Andre, non importunare coloro che devono accompagnare le persone nel Valhalla. Buonasera, Kimo, cortesemente. Nessuno cammina verso i cancelli del Valhalla. Jersey, costi Megumin, che mi sporchi il Valhalla. Cortesemente nessuno, prego, si incammini verso il Valhalla, vada pure, ci vediamo fra un giorno, buon viaggio. Però cortesemente, non mi potete, guardare, mi stanno invadendo tutti quanti il mio Valhalla, le sembra modo? A me non sembra modo. Stai zitto che con quella voce non sei credibile. Cortesemente, io sono il cancelliere del Valhalla. Portate rispetto, per favore. Portate rispetto. Grazie. Stacca l'equalizzatore. Non è un equalizzatore, è il cancelliere. Il cancelliere del Valhalla. Cortesemente portate rispetto al cancelliere del Valhalla. Sempre a importunarmi il cancelliere. Guardate, prima o poi vi sfonda il culo a tutti quanti. Guardate se sono modi questi. Guardate. Cancellati e torna a morire. Va bene. Allora, perché apre il cancello? Perché deve condurre le anime
verso il Valhalla di mortacci mia. Siccome una persona ha richiesto il time out, che il signor Nessuno ha richiesto il time out, ha richiesto il cammino verso il Valhalla, io l'ho accompagnato nell'unico modo legittimo di mandare le persone in time out per 24 ore, ovvero mandandole verso il Valhalla, il sacro e onnipotente Valhalla. Un po' complicata questa zona, mi sa. Bene così. Aspetta, fammi fare una cosa. Non ci arrivo neanche così? No. Ehi. Bene così. Ora mi conviene fare una cosa molto semplice, ovvero... Oppalalai! Oppalalai! E via così. Vabbè. Oh mio Dio, cosa ho sfiorato. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, ho detto aspetta però, cazzarola. Ho detto aspetta. Non aspetta sto gioco però. Sacro vincolo del Valhalla, esatto, esattamente. Perfetto, bravo Sai, complimenti. Sacro vincolo del Valhalla. No, il CBM è un comando che può usare solamente Andre. È un comando che serve a contare le morti e lo possono contare i moderatori. Al massimo Andre poi può effettivamente fare un comando per vedere quanti morti siamo arrivati, ma non aumentarlo. Sacro vincolo di sto cazzo. Allora Andre, ti calmi? Non si calma questo qui. Ma in teoria potrei fare una cosa molto, molto semplice. Ma che non funziona, mi sa. E invece funziona. E invece funziona. Ha funzionato perfettamente. Ora però vorrei capire dove cacchiarola stiamo andando noi. E la madonna. Devo capire come si fa a fare quella zona. Ma mi sa che è un pelo complicata. Proviamo a salire in quella zona normale, va? Mi sa che quella è una zona in più. Oppalalai. Ok, ok, ok. Cazzarola. Vabbè, almeno le nitro sono andate distrutte. Ma io sono stronzo comunque. Forse riscatto anch'io il Valhalla così me ne sto un po' zitto. Se ne può riscattare solamente uno per streaming. I cancelli del Valhalla si aprono solo una volta per streaming. Non si possono aprire più di una volta. Lo dice la sacra legge marziale del manga. Chi ce l'ha in culo se lo tenga... Oppalalai. 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 Bene così. Poi facciamo così. Facciamo così. E ce l'abbiamo fatta. Checkpoint. Non parlo più. Non parlo più. Non parlo più. Non parlo, porca puttana, più. Pure, non avevo la difesa, scusami. Come? Ma non avevo la Kwaku? Non c'è più? Ma come? Perché non ce l'ho più adesso? Dai, perché? E ora però come cazzo la si fa? Forse devo prendere la spinta dal basso verso l'alto? Sì, mi sa che devo prendere la spinta dal basso verso l'alto. Ok. Proviamo a fare così. Magari un pochino meglio, però ho capito. Aspetta. Non così. Così. Grazie, mi è ritornato... No, non mi è ritornato la Kwaku. Non mi dà più Kwaku, che palle. Ora però c'è il problema che quello là mi uccide con quel vortice. Aspetta, un'idea. Non posso farlo. Che cavolo, volevo passargli di fuori della prospettiva esterna, ma non me lo fa fare. Come cazzo si fa quella parte?
Non capisco come diavolo si dovrebbe fare. Cioè non capisco davvero. Porca miseria se non lo capisco. Poi sono stronzo pure io. Come come si deve fare questa parte delle balle? Ah, ok, è tornato qua, perfetto. Vai. Dammi un attimo. Ma ci riesco. Allora. È così. Aspetta, fammi prendere la rincorsa. Ok, così. Oppalalai. Me ne sbatto le balle e via. Ora stiamo attenti. Stiamo attenti. Perfetto. È perfetto. Oh, arca miseria. Ok. Alleluia. Ok. Non importa. Ok, vai. Checkpoint. Oh, alleluia. Ok. Tra lì come ci arrivo? Fare hop hop. No, non è così. Dove devo andare? Scusami. Kimo, perché spammi? Stai spammando un pelo troppo, ragazzo. Non so qual è il tuo scopo stasera, però stai esagerando. Oppalalai. Ok. Ah, che scemo. Non avevo visto che c'erano qua dei salti. Scemo anch'io. Cosa? Perché? Posso essere silenziato per un minuto? Certo, puoi essere silenziato un minuto. Non è detto che lo faccia. Ma certo che puoi essere silenziato per un minuto. Ok. Vaffanculo. Ok. Ok. Perfetto. 2, 3, 4, 5. Ok. Allora, stai, potevi chiamarla Hoppalalai e Hoppalalai. Ottima idea per il prossimo, per il prossimo titolo. Hoppalalai. È così. Ok. 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 Hoppalalai. Perfetto. Perfetto. Tutto calcolato. Come questo. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Oh boy, che sto facendo? 1, 2, 3, 4, 5. Oh boy, ho un fire stasera. Cazzo, sono morto 20.000 volte, però ok. Oppalalai. No, quella la lascio perdere. Anche se potrei usarla come piattaforma. Però questa cassa non la posso rompere. Come cazzo la rompo? Non la posso rompere, niente. Sarà per quando ci proverò in difficoltà estrema. Oppalalai. Perfetto. E via. Checkpoint. Cazzo, bravo, hai visto? Le skill. Bravi, bravi, spammate le skill. Cosa c'è là? Ok, posso fare... What? Come dovrei distruggerle, scusami? Forse ci devo finire sopra? Tipo così? Sì. Ok. Meh, che complicato. Minchia, che complicata questa parte. Ciao. Quanto. Ok. E ora? Ah, ok, ora devo saltare. Ok. Ok. On fire stasera. Sì, come no, Ale. Assolutamente. Proprio, guarda. Assolutamente, come no. Non hai visto, no? Sai che è quasi finito il livello. Non devi!
andare così tanto avanti senza che io te lo dica. Guarda l'on fire triplo. Triplo on fire carpiato. Ok. Vai, 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 vai. Ok, bene così. È quasi finito il livello. Eh sì, è quasi finito il livello, sì. Non è una citazione stavolta, è veramente laggiù, lo vedo il risultato. Ora però devo vedere com'è. Cronometrare le distanze tra me e te. Le distanze, mi sono fatto mascherina. Che palle. Che palle la parte finale di sto livello. Che palle. Oppalai. E ciao. Mamma mia cosa ho schivato. Bene così. Vai, 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 vai. Ok. Palalai. Ok. Aspettiamo un attimo. Veramente. Porca puttana. Sicuro non era una cheat? Shut the fuck up. Hoppalai. Basta, non le tocco più ste cazzo di casse. Non voglio rinunciare a livello così. Dopo tutta la strada che ho fatto non rinuncio a livello così. E vaffanculo. Ok. Ok. Dai, ho anche acqua qua adesso. Ce la posso fare. Se non me lo brucio in maniera stupida, la dovrei fare. Disabilità e dove trovarla. Allora, usi i giri della merda oscura per rompere le casse. E nope. Non è così semplice quella parte lì, Latins. Credimi, non è così facile come sembra. Ok. Vabbè, mi farò male. Sti cazzi, non mi sono fatto male, bene. Arrivaci, 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 arrivaci. Ok, ho capito come si fa quella parte. Non sono scemo, è complicato. Vi giuro che è complicato, amici. Non è questione di scemenza. Va bene. Non è questione di scemenza, amici. Stavo cercando di recuperare quella benedettissima cassa che c'è di lato. Cazzo. Ma mi sa che non ha molto senso effettivamente puntare alle casse. Basta, andiamo avanti e via, senza casse. Buona lì. I cazzi dei danni e via così. Che palle di risultato però. Quante volte hai già fatto sto livello? Questa è la mia prima volta che arrivo fino a qua. Quindi tecnicamente prima volta. Benvenuti in questo nuovo episodio di Cypher Scassissimo. Cioè, non prendo le casse perché non voglio bruciarmi il livello, cheat. Shut the fuck up, Gian. Oggi sei troppo intelligente per i miei gusti. Cos'è? Cos'è questa sprizzatezza di intelligenza? Allora. Comunque, sono le 23:30, quindi. 124, sei morto. Esatto. Va bene, Kimo, dai. Un po' troppo adesso, dai. Sei diventato noioso e ripetitivo. Lo so che lo fai solamente per essere timeoutato, quindi lo faccio solo di un secondo. Stacca, stacca, Ciccio, ora che sono ore tardi, sì. Ora ci vediamo i video di fine stream che non ci sono, quindi ci facciamo quattro chiacchiere, semplicemente. Oppure iniziate a ritirare i video adesso.